asfalto, ma su una pista ciclabile. Andiamo bene? Pedaliamo in scioltezza. Con questa iniziativa abbiamo voluto fare un passo in più, quindi in accordo col consorzio di riciclo dell'alluminio abbiamo realizzato 300 biciclette da uomo e da donna, che in collaborazione con l'Agenzia del Turismo, Federalberghi, il consorzio degli albergatori e le associazioni degli agricoltori che gestiscono agriturismi abbiamo raggiunto l'accordo per cui la provincia copre una parte del costo di queste biciclette. Un'altra parte importante è data dal consorzio stesso, che comunque come iniziativa pubblicitaria copre una parte dei costi, e una parte finale di 50 euro viene data da ogni albergo, da ogni struttura che utilizzerà queste biciclette. Le biciclette saranno disponibili presso quelle strutture ricettive, alberghi o agriturismo, che sono normalmente in prossimità di piste ciclabili, ma non necessariamente, quindi per i visitatori del nostro territorio, ci rivolgiamo soprattutto ai visitatori del centro e nord Europa che sono particolarmente appassionati per queste attività, che verranno da noi nei prossimi anni, potranno trovare tra i vari servizi anche la possibilità di avere una bicicletta lì localmente da utilizzare per appunto vedere direttamente dal vivo le nostre piste ciclabili e soprattutto l'ambiente che c'è intorno alle piste ciclabili. Quindi proprio un dettaglio tecnico per l'appassionato, la bicicletta in questione è fatta totalmente in alluminio riciclato da parte del CAL, il consorzio riciclo alluminio, per cui sostanzialmente con le lattine delle varie bibite che vengono raccolte dal consorzio vengono poi fuse di nuovo e si rifanno questa realizzazione. Quindi sono biciclette totalmente in alluminio con il cambio a tre marce al manubrio, il freno a pedale, quindi veramente belle, con una gomma intermedia tra strada e fuoristrada, quindi perfette da utilizzare sulle nostre piste ciclabili.